Amici tecnologici, benvenuti in un nuovo video. Oggi andremo a continuare l'unboxing per quanto riguarda il saldatore che abbiamo visto lo scorso video. Come abbiamo già visto, è un 150 watt molto grande come dimensioni. Stiamo iniziando a utilizzarlo, però diciamo già abbiamo riscontrato i primi punti negativi. Numero 1, non c'è una spia dove appunto ci dice una lucettina che ci dice che è acceso. Potevano farlo meglio anche sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda l'impugnatura, è comodo, però è molto ma molto pesante, perciò questo non può essere utilizzato come saldatore principale perché appunto è pesantissimo e non va bene. Per quanto riguarda il funzionamento, finora non sta dando problemi. Inizialmente, forse perché era nuovo, mandava un po' di fumo bianco dalle prese d'aria che ci sono sulla parte del vetro. Per quanto riguarda la saldatura, andiamo a vedere che onestamente non è nulla. Ok, andiamo a vedere come scioglie lo stagno. In linea generale va benissimo. Andiamo a prendere un saldatore normale che noi andiamo a utilizzare giornalmente, diciamo, in laboratorio, ed è questo qui, e si vede che grandissima differenza abbiamo. Le dimensioni sono il doppio e infatti il peso è più del doppio un saldatore stile normale. La potenza, diciamo che è ovviamente anche quella il doppio, 150 contro 60 watt di questo stile. E niente, se siete interessati, purtroppo, come abbiamo detto lo scorso video, non abbiamo un link di riferimento per poterlo acquistare. C'è stato mandato, però non è stato specificato appunto un codice sconto o un qualcosa per poter, diciamo, andare nuovamente a riprendere o consigliarvi il prodotto stesso. Ma sono certo che tramite eBay o qualche altro sito online, vedi Amazon, lo potete andare a trovare. Se lo vedete in immagine è così, potete sapere che il prodotto è valido. La riscalda in maniera portentosa, però è pesante, è grande e pesante. Va bene solo se dovete andare a saldare, per esempio, come abbiamo detto lo scorso video, dei cavi, dei connettori, saldature grosse, ecco, dove necessita più calore in una superficie più grande. Se dovete andare a saldare della semplice, diciamo, componentistica, che siano resistenze, saldato, LED o roba varia, non va bene. Per questo video abbiamo finito. Vi ringrazio, al prossimo video. Ciao!